Bene, cari amici di YouTube, sono qua nella mia sala prove per illustrarvi, come promesso, il basso da me concepito che si chiama basso serpe. È un basso a scala media, è un basso molto particolare, è un basso con un'elettronica molto semplice, un'elettronica passiva stile Music Man. Io ho deciso di utilizzare un tone, un volume e un semplice switch, un mini switch per splittare o l'una o l'altra bobina, non tutte e due insieme, in quanto sul tipo di elettronica passiva non rende particolarmente questo tipo di soluzione. Sono stato su una soluzione molto semplice e banale, comunque efficace. In questo basso l'ho pensato appunto per chi suona generi in particolare, generi abbastanza pestati, no? Generi un po', come dire, ibridi, che hanno però bisogno di un certo spessore. Il basso si presta molto bene ad essere usato come chitarrone, e infatti, avendo una scala di 832 mm, è particolarmente medio corta, diciamo, ed è comoda, diciamo, da usarsi come accordi con sonorità noise, suonando in modo vario, ecco, ed originale. Come potete vedere, ben vedere qua dietro ho dei quadri, guardate gli sfondi, beh, sì, comunque insomma un po' di immagine della sala prove. Quello che vedete là è un mio carboncino fatto con la stufa, con i carboni della stufa. Quello è quel personaggio che potete vedere disegnato sempre da me. Sarebbe il famoso Ricciolino, il poeta maledetto di Pertusio, che è presente nel mio racconto Castagnari Pazzi, che comunque quello lo potrete, diciamo, acquistare come libro prossimamente, credo nel 2012 sia l'anno giusto. Comunque, chiuso quel discorso, passo a presentarvi l'amplificatore. Dunque, come potete ben vedere, ora ve lo farò vedere, ma l'amplificatore, questo bellissimo Ampeg, è un amplificatore, un combo. Le regolazioni sono le seguenti, come di solito suona il mio bassista in sala prove, quindi abbastanza al limite, ovvero volume a palo, a palla, il master pure, lo style è un numero 2, mi pare. Poi alti qua sono tutti a palo, tranne i bassi, alti e medi. Nulla, questo amplificatore è un combo dell'Ampeg, un amplificatore comunque molto valido perché anche al massimo della potenza non distorce più di tanto. E appunto con questo amplificatore passerò a provare il basso. Eccolo qua il basso, già messo in posizione. Guardate che maestosità. Questo basso, che maestosità. Ecco, questo guardate, il lungo manico, un manico veramente lunghissimo. Guardate, guardate che manico. E arrivo più giù, però prima partiamo dal manico. Questo è il manico. La paletta, porca paletta. Vediamo un po', la paletta è, come tutto il manico, è in acero. Acero con delle fiammature. Qua c'è scritto modello serpe, ci sono le quattro chiavi, quattro tunnels, color oro, che sono praticamente tunnels goto style, diciamo. C'è una fresata, come potete ben vedere, per il controllo del Trussrod, che è stato costruito artigianalmente anche questo, monoazione. Poi, come potete ben vedere, quello che vedete, color oro, e il capotasto Onuto, ovvero dovevano finire le corde, che anche questo è stato fatto artigianalmente. I dot sulla tastiera, che è in acero, sono dei mini dot stile Washburn neri, fatti di legno in ebano, e la tastiera in acero con delle fiammature, delle, come vedete qua, ecco, si vedono delle parti di fiammatura. E i tasti sono dei wide jumbo come dimensione, sostanzialmente 21 tasti. Questo è il manico che è avvitato. Ed ora torniamo alla cassa. Ecco qua la cassa, questa bocca da serpente sostanzialmente. La cassa è in noce chiaro con degli elementi particolari, delle venature particolari, no? Quasi radicato in certi punti. Quelli sono la maniglia e mi sono veramente rotto i coglioni. Scusate se mi incazzo, ma non voglio incazzare. Di spiegare cosa sono questi tre fori, questi tre buchi. È un simbolo, una maniglia, una presa, insomma, una maniglia, un simbolo.
Questo è la cassa. E ecco qua l'humbucker, un humbucker in stile Music Man, ceramico, passivo, due bobine che sono controllate da un volume e un tono. In mezzo c'è uno split che mi separa o la prima o la seconda bobina. Tanto utilizzandole tutte e due, non insieme contemporaneamente, hanno un suono che su questo tipo di elettronica a me non piace assolutamente. Non ha potenza, non ha personalità, si distinguono meglio così. Ho voluto utilizzare semplicemente questo circuito minimale, con uno switch che separa le due bobine. Questo è il ponte, anch'esso dorato in stile goto, bellissimo ponte. E nulla, adesso vi passo a far vedere il lato B. Lato B, come potete vedere, c'è l'iscrizione Handmade in Italy, il numero 0, numero 004. Vedete, manico appunto in quest'acero bellissimo che ha delle fiammature, che è molto particolare, la finitura è al naturale in gomma lacca decerata. Ecco qua l'attacco del manico, che è un bolt on, ovvero manico avvitato, 4 viti, la solita maniglia vista da dietro, insomma. Questa è la scatola dell'elettronica in materiale plastico. Benissimo, ora è giunto il momento di provare il basso serpe. Dunque, premetto questo. Ah, cazzo, mi sono dimenticato di attaccare la spina dell'amplifier. Premetto questo. Io, come ben sapete, non mi definisco un musicista, sono una persona che ama creare con dei suoni, ecco, e non sono propriamente un classico bassista. Lo suono in modo più chitarristico che in modo, diciamo, da bassista, ecco, uno stile più chitarristico. Però dunque vi farò sentire alcune cose. Non fate caso agli sfrigiti che sentite, lo sfriggere dell'amplificatore, perché l'ampli che vi ho fatto vedere prima è un problema suo che non è connesso a terra qua. Questo è il volume a zero, adesso alzo. Sentite? Adesso provo a fare delle semplici note, una scaletta, qualcosa di questo tipo per farvi capire la qualità del suono. Mi e La, le due corde Mi e La. Sentite anche nel palmato com'è ben sensibile. Ovviamente effetti non ne ho, il suono dell'amplificatore. Vi farò sentire il suono della bobina, di una delle due bobine, e poi il suono dell'altra, naturalmente, due suoni. Passiamo a splittare, selezionare l'altra bobina. Sentite?
cosa splittando la bobina. Sentite il suono. Preferisco di gran lunga questo suono qua, è molto più pieno. Beh, suonando con le dita. Ciao amici.